Hello Vivians, benvenuti in questo nuovo video di Pazza Epoca Regency. Prima di parlarvi del matrimonio in questa affascinante epoca, voglio presentarvi un servizio molto utile e che è anche lo sponsor di questo video, ovvero NordVPN. NordVPN è una rete internet privata che garantisce privacy, sicurezza e anonimato quando navigate e senza rallentare la vostra connessione. Con NordVPN non dovrete più preoccuparvi che i vostri dati sensibili possano essere intercettati, sia che usiate una rete internet di casa o una pubblica, perché tutto ciò che mandate o ricevete è criptato. Inoltre, NordVPN nasconde il vostro indirizzo IP, così nessuno potrà vedere chi siete o dove vi trovate. In questo modo sarete invisibili, furtivi, non rintracciabili e potrete fare un sacco di cose fighe, come accedere ai social in un paese dove sono bloccati, vedere film e serie TV di qualsiasi paese e che in Italia non sono ancora uscite. Se siete all'estero potrete vedervi Netflix in italiano. Avrete anche la possibilità di risparmiare su prodotti e servizi il cui prezzo cambia a seconda della vostra posizione, come gli hotel e i viaggi, o fare shopping sui siti stranieri. Abbonandovi adesso potrete usufruire dell'offerta che NordVPN ha rilasciato per il suo compleanno, ottenendo il 70% di sconto su un piano biennale, più un mese gratuito e un regalo a sorpresa. Tutto questo usando il codice VIVIEVERYDAY o accedendo da questo link. Trovate tutto in descrizione e nel primo commento. Io l'ho provato per un anno e mi sono trovata benissimo, ma se non siete soddisfatti del servizio, potete annullarlo entro il mese di prova e ottenere il rimborso. Meglio di così? E ora, sigla! In epoca Regency le donne non potevano scegliere di non sposarsi, come in tutte le epoche passate. Sposarsi era per tutte una necessità. Non ho alcun motivo per sposarmi. Non mi mancano né il denaro né le posizioni. Ok, quasi tutte. Questo perché le possibilità di mantenersi da sole erano veramente limitate. Come abbiamo visto, l'istruzione stessa era volta a far diventare le bambine delle brave mogli o per le classi medie al massimo delle istitutrici. La maggior parte dei lavori era considerata disdicevole per una ragazza per bene. La classe nobiliare si manteneva con le rendite terriere e considerava volgare il lavoro, anche nel caso in cui procurasse ricchezza. I nobili avevano una vera avversione per i cosiddetti soldi nuovi. Per loro avevano più prestigio quelli prodotti dalle rendite familiari, che si passavano di generazione in generazione. Naturalmente l'eredità si tramandava in linea maschile, quindi alla fine una nobildonna non poteva né lavorare né ereditare, in quanto nobile e in quanto donna. Come unica possibilità le rimaneva il matrimonio. Combinare un buon matrimonio diventava per le donne il centro e l'obiettivo della vita. Non sai come ci si sente a sapere che la propria vita è ridotta a un singolo momento. E non avevano molto tempo per realizzarlo. A 24 anni erano già considerate zitelle e difficilmente qualcuno le avrebbe chieste in sposa. Se non riuscirò a trovare un marito, sarò una donna inutile. Non che per gli uomini non fosse importante sposarsi, serviva per incrementare patrimoni o salire di grado sociale e per assicurarsi una discendenza. Tuttavia, era un imperativo un po' meno pressante, avevano più tempo e tanti potevano permettersi economicamente di rimanere celibi. Come abbiamo detto nel video sul corteggiamento, l'amore non era del tutto escluso dal matrimonio Regency, come invece accadeva in passato, ma non pensate ad un amore forte ed eterno come nei romanzi. I fidanzamenti erano piuttosto brevi, la coppia non era quasi mai sola e oltretutto avevano la fretta di sposarsi. Capitava spesso che l'infatuazione provata inizialmente dopo il matrimonio si spegnesse. Quando e con chi ci si poteva sposare? In epoca Regency ci si poteva sposare già a 14 anni se eri un ragazzo e a 12 se eri una ragazza, ma dovevi avere il consenso dei genitori. A 21 anni erano considerati maggiorenni e quindi potevano sposarsi senza il consenso genitoriale. Le pubblicazioni dell'imminente matrimonio dovevano essere lette nella chiesa parrocchiale per 3 domeniche. Questo per dare il tempo di obiettare nel caso si ritenesse ci fossero dei motivi per i quali il matrimonio non fosse regolare. Per esempio, se uno dei due fosse già sposato, o i fidanzati fossero fratello e sorella, o fossero minorenni senza il permesso dei genitori. Da qui la famosa frase: se c'è qualcuno che conosce un motivo per cui questa coppia non debba essere unita in matrimonio, parli ora o taccia per sempre. I matrimoni bigami e incestuosi non erano validi, ma danneggiavano gravemente le donne. Una donna che contraeva un tale matrimonio avrebbe ceduto il suo corpo e le sue proprietà ad un uomo che poi se la sarebbe svignata, abbandonandola ormai compromessa e magari incinta.
I matrimoni tra cugini non erano considerati incestuosi, anzi, i matrimoni tra cugini di primo grado erano comuni. Tra l'altro, a chi era di fede ebraica era consentito di sposare la figlia del proprio fratello o sorella, ovvero la nipote, mentre era illegale per i vedovi contrarre il matrimonio con il fratello o la sorella del coniuge defunto, anche se non avevano nessuna parentela biologica. Se per qualche motivo c'era fretta di sposarsi, magari per evitare uno scandalo o per non fare le pubblicazioni, si potevano ottenere delle licenze, una ordinaria o una speciale. Con i soldi si risolve tutto. La licenza ordinaria era richiesta al vescovo o al comune, al costo di 10 scellini, e permetteva di sposarsi in un paio di settimane. La licenza era valida per 3 mesi e richiedeva che il matrimonio avvenisse in una chiesa di cui uno degli sposi fosse parrocchiano. La licenza speciale era poco usata e molto costosa, richiedeva ben 5 sterline e andava richiesta direttamente all'arcivescovo di Canterbury. Per ottenerla occorreva essere titolati o avere una posizione sociale elevata, ad esempio essere un giudice o un membro del Parlamento. Con una licenza speciale, la sposa e lo sposo potevano sposarsi ovunque, anche in casa, in qualsiasi momento della giornata, in fretta e in totale privacy se lo desideravano. Per entrambe le licenze erano comunque necessari i testimoni e il consenso dei genitori per i minori. I ricchi a volte chiedevano le licenze solo perché faceva figo, per mostrare che loro potevano permettersi certi privilegi. Le fughe d'amore. Nonostante la società facesse di tutto per contrastare i matrimoni clandestini, alcune coppie trovavano lo stesso il modo di sposarsi. Come? Scappando dall'Inghilterra. Andavano in Scozia, dove le leggi erano diverse e i minori si potevano sposare in fretta e senza il consenso dei genitori. Bastava fare il giuramento davanti a un testimone qualsiasi. La fuga d'amore in Scozia era detta matrimonio dell'incudine, perché il primo testimone che le coppie riuscivano a trovare era solitamente un fabbro di Gretna. La città di Gretna era la città del confine scozzese più veloce da raggiungere e dove si potevano affittare camere per consumare il matrimonio prima di essere scoperti dai parenti. La prima bottega che si incontrava per entrare in città era quella di un fabbro e tutti ne approfittavano per farsi sposare da lui. Il fabbro in cambio chiedeva un drink o qualche guinea. Quest'uomo poteva creare un business a questo punto. Dopo la metà dell'Ottocento, per impedire queste fuitine, fu istituita la regola che il matrimonio necessitasse di almeno una ventina di giorni di convivenza per essere considerato valido. Erano comunque necessarie le pubblicazioni, che potevano però essere lette tutte in una volta in una sola domenica. Dote e corredo. La sposa non andava incontro al matrimonio a mani vuote, ma con una dote che comprendeva denaro, arredi e oggetti personali. Come già accennato nel video sul corteggiamento, la dote restava alla moglie in caso di vedovanza, salvo diverse disposizioni nel contratto prematrimoniale. La dote in denaro poteva essere stanziata dal padre tutta in una volta o in rate annuali. Dopo la proposta di matrimonio, la futura sposa e sua madre si occupavano del corredo, che comprendeva un guardaroba possibilmente nuovo per la ragazza e la biancheria per la casa. Le lenzuola di solito erano siglate con il monogramma della sposa, ma se per caso la fanciulla entrava in una casa, un maniero o un castello già provvisti della biancheria, le sigle venivano modificate di volta in volta in quelle della nuova padrona. Gli inviti. I matrimoni Regency erano intimi, vi partecipavano pochi membri della famiglia e amici stretti. Non era usanza che i parenti fuori città si spostassero per assistervi. Di conseguenza solitamente non erano necessari inviti formali, ma nel caso ci fossero stati era la sposa che li scriveva di sua mano. E nessuno si offendeva se un parente di un altro paese non veniva. Scommetto che la maggior parte di voi vorrebbe che fosse ancora così. Gli unici requisiti erano il pastore, 2 testimoni e il cancelliere della parrocchia per garantire la registrazione formale nel registro. La cerimonia. Salvo in caso di licenza speciale, il matrimonio veniva celebrato in chiesa da un pastore anglicano o, se si era ebrei, in una sinagoga. Qualsiasi giorno della settimana andava bene. Lo sposo e la sposa potevano recarsi insieme in chiesa o separatamente. Precedentemente si pensava che vedere la sposa prima del matrimonio portasse sfortuna e nonostante in epoca Regency le superstizioni fossero meno presenti, alcuni seguivano ancora questa tradizione e si recavano separatamente in chiesa.
Le cerimonie erano semplici, informali e discrete. Anche quelle dei ceti elevati, seppur più curate, non arrivavano alla pomposità dei matrimoni di oggi. La chiesa non era decorata. Era per loro impensabile decorare un luogo sacro. L'attenzione era sulla solennità della cerimonia. La sposa era solitamente assistita da una o due damigelle, o di più se era ricca. Le assistenti aiutavano la sposa in diversi modi, a scrivere gli inviti, a vestirsi, e una di loro le avrebbe fatto da testimone. A volte si faceva precedere la sposa da una ragazza vestita di bianco, che spargeva petali, erbe e semi per la fertilità. Ma era una tradizione non più molto praticata. Anche lo sposo aveva i suoi assistenti. Uno di loro veniva designato come testimone ufficiale. Il matrimonio in epoca Regency si svolgeva in mattinata, dalle 8 a mezzogiorno. Gli sposi e gli invitati in teoria erano tenuti a rimanere a digiuno per prendere la comunione. Veniva letto un formulario preso dal Book of Common Prayer. Il vicario descriveva lo scopo della riunione e faceva una breve introduzione al significato religioso delle nozze. Chiedeva di dichiarare l'esistenza di impedimenti alle nozze. Dopodiché gli sposi scambiavano i voti e seguivano preghiere, una benedizione, letture bibliche e un'omelia. Per quanto riguarda gli anelli, c'era solo quello della sposa e non era per forza d'oro. Il pastore lo benediva e lo sposo lo infilava al dito della sposa dichiarando: «Con questo anello ti prendo come legittima sposa, con il mio corpo ti venero e con tutti i miei beni terreni ti sostengo». Molto romantico, è vero, ma con un risvolto della medaglia. Con il matrimonio, il marito diventava legalmente responsabile del mantenimento e della protezione della moglie, e lei perdeva i suoi diritti giuridici. La legge, infatti, identificava marito e moglie nella stessa persona. E ovviamente, in quale persona? Nell'uomo. La donna, giuridicamente, si annullava in lui. Il marito possedeva le sue proprietà e il suo reddito nel caso ne avesse avuto uno. Infatti, come abbiamo visto nel video precedente, gli accordi matrimoniali prevedevano la paghetta che il marito avrebbe versato alla moglie per le spese considerate superflue. Ritornando alla cerimonia, non veniva pronunciata la frase «lo sposo può baciare la sposa». Tutto avveniva con tono solenne e raccolto. Prima di lasciare la chiesa, la coppia, i testimoni e il pastore firmavano un registro per dare ufficialità alle nozze. La festa iniziava fuori dalla chiesa, dove ad aspettare c'erano i cittadini del luogo, che avrebbero accolto i nuovi coniugi con congratulazioni e lanciando semi e riso. Poteva anche accadere che lo sposo, se era ricco, lanciasse monete. Poi si formava una processione dietro alla coppia, che li accompagnava a casa continuando a gridare gli auguri. Banchetto e luna di miele. Visto che il matrimonio si era svolto di mattina, quella che seguiva era un'abbondante colazione, con uova, pancetta, carne, dolci, pesce, panini di vario tipo, tra cui sandwich, e naturalmente la torta nuziale. Erano torte alla frutta molto belle e decorative. Anche se il banchetto non era ricco come quello di oggi, poteva durare fino a sera, chiacchierando, festeggiando, soprattutto se gli sposi appartenevano all'alta società. Non c'era un menù tipico per la colazione del matrimonio. I piatti dipendevano dalla disponibilità economica, dalle specialità locali e dal gusto personale. Si passava da piatti semplici a quelli più raffinati ed esotici. Solitamente erano presenti alcuni musicisti per intrattenere gli ospiti e talvolta si ballava. Si concludeva la festa con un brindisi e altre congratulazioni e gli sposi raggiungevano la casa di lui, che sarebbe poi stata la dimora di entrambi. La luna di miele durava un mese e solitamente gli sposi la passavano in casa a fare quello che non avevano potuto fare prima, finalmente da soli. Alcuni, dopo una o due settimane, partivano per quello che noi chiamiamo viaggio di nozze, ma che ai tempi era un tour volto a far visita ai parenti che non erano potuti venire al matrimonio e che poteva comprendere anche escursioni turistiche. Si poteva annunciare ufficialmente il matrimonio sul giornale, solitamente erano le classi abbienti che lo facevano, e i giornali facevano gossip riportando dettagli sui matrimoni delle famiglie più in vista, ma anche sui divorzi e gli abbandoni. L'abito da sposo. Lo sposo metteva il suo abito migliore e se ne aveva la possibilità ne comprava uno nuovo. Solitamente si trattava di una camicia bianca di lino o mussola, cravatta di seta bianca, giacca a coda di rondine nera con bottoni ricoperti, lasciati aperti per mettere in mostra il panciotto, pantaloni lunghi o brache al ginocchio. Solitamente erano neri, ma si potevano usare anche tonalità più chiare. Cappello a cilindro nero, calze di seta e décolleté nere.
niente stivali, perché non erano considerati abbigliamento formale. Era un abbigliamento formale ma non serale, visto che il matrimonio si sarebbe svolto di mattina. Gli accessori erano minimi a causa della serietà della cerimonia. Si poteva portare un elegante orologio da tasca, un portachiavi e un anello con sigillo. Gli assistenti e gli ospiti si vestivano anche loro con gli abiti migliori, quelli che solitamente usavano per andare in chiesa. L'abito da sposa. Le spose usavano l'abito migliore del proprio guardaroba e, se le finanze lo consentivano, aggiungevano pizzi e nastri e acquistavano qualche nuovo accessorio. Le più abbienti si facevano fare un abito nuovo che avrebbero comunque riutilizzato in altre occasioni. Tanto l'abito da sposa seguiva la moda del tempo. Al massimo era più prezioso, ma l'ostentazione era disapprovata. Per noi sarebbe impensabile indossare un abito da sposa per andare in giro. Solitamente sono abiti che non seguono le linee del nostro tempo. Immaginate una donna con un abito da sposa principesco fare la spesa al supermercato. Pensate che gli abiti quotidiani delle donne di classe medio-alta erano più elaborati degli abiti da sposa che usiamo oggi. Quindi usare un abito una sola volta sarebbe stato davvero un eccesso. Gli accessori della sposa erano semplici e formali. Guanti alti, scarpe bianche eleganti, sovente di raso, calze di seta, gioielli non appariscenti e un copricapo. Poteva essere una cuffia, un turbante, un diadema, dei fiori, dei gioielli, anche un velo, che però veniva applicato dietro la testa, senza coprire il viso. L'usanza di coprire il viso era antica e ormai caduta in disuso. In epoca Regency vennero abbandonate molte superstizioni, compreso il velo davanti al viso, che aveva lo scopo di nascondere la sposa dagli spiriti maligni, di proteggere lo sguardo del futuro marito nei matrimoni combinati o di impedire la sfortuna nel vederla prima dei voti, ma anche di dichiarare simbolicamente la sua sottomissione e altre credenze superstiziose. In epoca Regency i veli di tutti i tipi e dimensioni erano applicati a copricapi usati nelle occasioni formali. L'abito poteva essere di qualsiasi colore tranne il nero. Erano amati i colori pastello e il bianco, che era usato quotidianamente dalle classi abbienti, perché l'intensa cura richiesta nel mantenere pulito il tessuto era un indicatore di status sociale e di reddito. Sarà solo in seguito, con il matrimonio della regina Vittoria, che l'abito bianco diventerà gradualmente uno standard. L'abito bianco era apprezzato anche per il suo richiamo alle tuniche del mondo classico ed era indicato se la cerimonia avveniva in periodo di lutto. Il rosa era molto utilizzato nel quotidiano, ma per le nozze era considerato di cattivo auspicio. Secondo la tradizione portava povertà, forse proprio per il suo abbondante uso nella quotidianità. Il blu era una delle tinte più gettonate, considerato simbolo di sincerità, e poi poteva essere riutilizzato come abito da sera. Il verde era il colore delle spose timide. Il giallo, nei primi dell'Ottocento, era fra i colori più amati, nelle sfumature dal pastello allo zafferano, ma per gli abiti da sposa non era molto indicato, in quanto era un richiamo alla gelosia. Il rosso, simbolo dell'amore e della passione, era fra le tinte più usate. Anche per questo, il Galateo vuole che le invitate non portino abiti bianchi, rossi o neri. I primi due colori erano appannaggio della sposa. Il terzo è luttuoso. Sarebbe come fare le condoglianze alla sposa. Sposarsi in nero significava che la sposa si pentiva delle nozze. Veniva però utilizzato senza troppe remore dalle spose non giovani. I fiori non erano presenti in chiesa, ma sulla sposa sì, tra i capelli e applicati all'abito, oltre che per il bouquet, che però non era d'obbligo. Le damigelle potevano portare fiori tra i capelli e in mano. Anche lo sposo poteva portare fiori all'occhiello e talvolta venivano lanciati fiori agli sposi fuori dalla chiesa. Oltre che profumare e decorare, la presenza di fiori al matrimonio è un'antica usanza pagana. Si credeva portassero fertilità e simboleggiavano la vita e la creazione. Siamo giunti alla fine di questo viaggio nel matrimonio in epoca Regency, ma ci sono ancora tanti aspetti curiosi di questo periodo da esplorare insieme. Vi aspetto al prossimo video e come sempre in descrizione trovate le fonti, i miei social e come aiutare il canale. Bye!